Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Nino Frassica ed il durissimo problema di salute che ha condizionato la sua vita. Ha raccontato tutto nel corso di un'intervista. Non sono poi così tanti gli attori che sono riusciti a raggiungere il successo conquistato da un simbolo come Nino Frassica. Di attori importanti il mondo della comicità italiana ne ha avuti diversi nel corso della storia, eppure, il pubblico si è affezionato tantissimo ad un uomo che ha dimostrato tante volte quel cuore grande sia davanti alla telecamera, o sul palco, così come dietro le quinte e lontano da occhi indiscreti. Nino Frassica. Stare qui ad elencare tutti i film dove c'è anche Frassica sarebbe davvero riduttivo, e di certo non renderebbe onore ad una carriera che ha vissuto dei picchi di notorietà molto importanti nel nostro paese. Senza considerare, poi, il fatto che Nino, all'anagrafe Antonino Frassica, si è fatto apprezzare anche in diversi contesti legati all'intrattenimento. E così non soltanto il mondo del cinema, ma anche la televisione, dove sono stati tanti programmi che hanno visto Frassica protagonista. Poi anche il mondo del teatro, un'altra realtà dove Nino ha raccolto tantissime soddisfazioni. Quando ho scelto di diventare un comico. Non ho scelto, le parole di Nino che ha raccontato parte del suo passato ai microfoni di apostrofo Vanity Fair apostrofo. Come tutti i ragazzini che non vogliono lavorare, anch'io volevo fare lo spettacolo, ha ancora aggiunto l'attore. Fortunatamente, ho scoperto presto che dalla parte di mio padre siamo tutti spiritosi, cazzari. Ho preso a esibirmi nei bar, dicevo cazzate e, alla fine, ne ho fatto un mestiere, le parole molto incisive di Antonino. Nino Frassica, il problema di salute rivelato in pubblico. Quella di Nino, come detto, è stata una vita piena di grandi soddisfazioni, che l'hanno reso un uomo amatissimo dal pubblico. Eppure ci sono state anche delle problematiche di salute che hanno messo a repentaglio anche la carriera di Frassica. L'attore ha raccontato un episodio molto particolare ai microfoni del portale Ok Salute. Ho appena messo piede in scena, quando arriva una fitta all'addome. Stringo i denti, ma comincio a sbiancare. Dolori fortissimi, lì, nella pancia, non riesco a parlare, le parole dell'attore. Un momento molto intenso, che l'ha visto sofferente e poi costretto alla corsa in ospedale. Mi ritrovo su un lettino, ancora addosso i costumi di scena, il racconto di Nino. Intorno a me, ombre vestite di bianco, medici veri questa volta. Mi dicono che sono appena uscito da una colica biliare, provocata da calcoli alla cistifellea, ha poi ancora spiegato l'attore, rivelando anche l'identità del problema. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.